mettere i patch occhi? Ma niente, proprio, ma che praticamente è diventato un eyeliner. Ce l'hai proprio palesemente con me. Come devo fare io? Care! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video dove proverò a truccarmi con il filtro yes or no di TikTok, che mi dirà se posso utilizzare i prodotti che utilizzo solitamente per truccarmi oppure no, quindi sarà totalmente casuale e spero tanto che riesca bene, anche se magari sono senza fondotinta, spero proprio che il fondotinta esca, cioè me la sto buttando. Comunque fatemi sapere se questo video vi piace, commentate e segnalatevi ulteriori challenge che volete vedere, che io per ora sono in vena di provare cose e di star male. Se volete supportare i miei video potete andare su Amazon e cercare la mia linea senza trucco cosmetics, cosmetica ovviamente, non faccio condizionatori, potrebbe essere un'idea, che costa soltanto di 2 articoli al momento perché sono povera, e quindi c'è soltanto il mascara che però è bellissimo, il Natural Divine Curls, il più venduto su Amazon, è l'unico prodotto tra quelli degli influencer in vendita, fatto da me, creato da me, made in Italy, naturale, 85% naturale, e le mie tinte labbra, una ce l'ho qui da qualche parte, che sono le Bio Liquid Tint in 5 colorazioni, ormai 4 perché una è andata sold out. Il filtro in questione è questo qua, che è il yes or no, eccolo qua, yes or no filter, e funziona in questo modo, quindi adesso io lo utilizzo, nel frattempo registro anche per TikTok. Prima cosa voglio chiedere al mio filtro se posso lavare il viso, vediamo che cosa mi risponde. Posso lavare il viso? Ok, posso lavare il viso, quindi con che cosa me lo lavo? L'imbarazzo della scelta, perché l'altro giorno mi sono arrivati dei prodotti che voglio assolutamente provare. Utilizzerò questo gel per pelle grassa di Pavaglione Cosmetics, vi lascio di tutti i prodotti che utilizzo, spero li trovate tutti quanti, ma questi ne parlo sempre, il link nel box informazioni e su Pavaglione c'è lo sconto. È giallo, è proprio giallo, ah, è adattissimo per la mia pelle e contiene bardana, spirea e ulmaria. Mi sciacquo e torno da voi con la pelle bella pulita e pronta per essere truccata. Chiediamo se posso mettere la crema. È della stessa linea ed è mattificante, quindi per me è l'ideale. Posso mettere la crema? Non posso mettere la crema. Io ci riprovo questa volta con il gel all'acido ialuronico, almeno quello, cioè io devo avere una base. E l'acido ialuronico? Nemmeno l'acido ialuronico. Cosa devo fare? Cosa mi resta? Posso pregare almeno? Quello sì, certo. Allora ti prego, fa che la mia pelle resti idratata sotto il trucco, speriamo che questa cosa funzioni. Posso mettere i patch occhi? Ma niente, proprio, ma che... Niente, niente, non posso fare niente, dovrò avere la pelle che trae idratazione dall'aria. Vediamo se riesco a mettere una BB cream. Cominciamo con la BB cream, vediamo che cosa succede. BB cream, sì o no? BB cream, ok, adesso sto utilizzando questa che mi è appena arrivata di Dalton Cosmetics, che è ottima. Ne metto un po', abbondante, visto che non sappiamo se potremo mettere del correttore. E sì, la BB cream si mette con le mani perché è una crema colorata. Ha una buonissima coprenza. Mi piace tanto, sembra quasi un fondotinta, però è molto idratante, quindi vediamo di sopperire alla mancanza di acido ialuronico, alla mancanza di crema viso, alla mancanza di tutto. Ecco fatto, e adesso chiediamo il permesso di mettere un po' di correttore. Correttore? Wow! Yeah. Quindi andiamo di correttore. Mettiamo questo di Inglot qua agli angoli, che raga, ho avuto un herpes che praticamente mi si stavano aprendo le labbra tipo un Joker. Qua. Correttore praticamente ovunque, è un segreto, sfumatelo sempre. Ok, forse andrei un pochettino a intensificare qua. Adesso è arrivato il momento delle sopracciglia, possiamo pettinarle, possiamo riempirle, io dirò un generico, posso sistemare le sopracciglia? Posso sistemare le sopracciglia?
attimino andare a fare un po' di contouring. Vediamo se possiamo fare contouring. Contouring. Ok, facciamo un po' di contouring. Procedo. Devo dire che è molto divertente questa challenge. Non me l'aspettavo che fosse così tanto divertente. C'è sempre quel disagio che mi contraddistingue. Leggermente. Diciamo che è scappato un po' troppo. Mi sto trovando bene con questo di SheGlam. Mi è piaciuto tanto, perché si sfuma una meraviglia. Però forse il blush non era compreso e io gliel'ho messo, vabbè, nell'eventualità in cui mi dica di no, io l'ho fatto rientrare almeno nel contouring. Ok, potremmo mettere un eyeliner? Eyeliner sì o no? Niente eyeliner. Posso mettere la matita? Matita? Adesso mettiamo la matita e la metto verde petrolio. Questo era un trucco che vi era piaciuto tantissimo la scorsa volta e vediamo di replicarlo con la matita. Quello che dovete fare è farla andare un po' al di sopra, così, e vi viene questo effetto allungato. Stessa cosa dall'altra parte. Poi con l'unghia allungata in questo modo, praticamente è diventato un eyeliner. E adesso facciamo anche la parte di sopra. Ho degli eyeliner colorati che mi sono arrivati da poco da SheGlam, che sono stupendi, non sto bene messi però. Vorrei usare anche un ombretto di questi di SheGlam, o il purple, oppure questo giallino qua all'interno dell'occhio. Posso usare un ombrettino nuovo che non li ho mai usati la prima volta? Non posso usare ombretti, vediamo se almeno posso usare l'eyeliner. E invece l'eyeliner che è pure nuovo? Ragazzi, è fighissimo! Cioè, guardate che figo! Anche qua non lo vedete tantissimo, ma vi assicuro che dal vivo si vede ed è fighissimo. Vediamo se mi fa mettere il mio mascara. Posso mettere il mio mascara? Davvero? Ce ne sei sicuro? Abbiamo capito che la risposta è no, vediamo se mi fa mettere la matita per le labbra. Posso mettere una matita per le labbra? Ok. Io riempio perché non mi fido e non so se potrò mettere una tinta. Nell'eventualità in cui io non riuscirò a mettere la tinta, almeno la matita, vediamo se mi fa mettere la mia tinta labbra. La mia tinta labbra la posso mettere invece? Ce l'hai proprio palesemente con me. Palesemente con me. Ce l'ha palesemente con me. Se mi fa mettere il gloss di SheGlam, mi incavolo una bestia. E invece il gloss di SheGlam? Ah, questo sì. Questo sì. Cioè, questo lo posso mettere, ho capito. Palesemente contrariata. Mi fa mettere la cipria opacizzante, così un po', tanto per fissare. Cipria opacizzante. Niente. Vediamo se mi fa mettere l'illuminante. Prima vado di illuminante liquido. Illuminante liquido. Ok, una gioia l'abbiamo avuta. Cominciamo. Mettiamolo qua. È molto bello questo. Fine, tranne per gli occhi che purtroppo senza mascara non hanno la stessa profondità, non è per niente male. Quindi il trucco si conclude così. Questo è quello che è venuto. Mi sciolgo i capelli così lo vedete meglio. Peccato per le ciglia, non mi ha fatto mettere il mio mascara e nemmeno la mia tinta labbra, queste ce l'hanno palesemente con senza trucco cosmetics. Provateli voi per me, perché non ve li posso far vedere. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!